ben svegliati, anche questa giornata la iniziamo insieme in pole position con una azienda che la nostra redazione ha individuato per voi per parlare di alcuni temi legati naturalmente all'imprenditoria, con particolare riferimento ai lavori marittimi e ai dragaggi. La Slimar di Chioggia in provincia di Venezia, quindi un territorio ovviamente e inevitabilmente molto vocata a questo settore. È con noi stamattina il dottor Carlo Trolese. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie Trolese per essere con noi, responsabile amministrativo e finanziario di Slimar. Allora, abbiamo detto lavori marittimi e dragaggi in questo territorio, che è quello appunto di Chioggia, che inevitabilmente è leader in Italia per il settore del marittimo. Sì, Slimar nasce nel 2001, fondata dal proprietario Fernando Boscolo, assieme ai figli Andrea, Stefano e Massimo. Durante i primi anni Slimar lavora principalmente nel settore fluvio-marittimo, principalmente con il trasporto di materiale inerte. Poi, grazie alla costruzione di navi all'avanguardia e alla continua ricerca dell'innovazione, nel 2003 viene contattata per cominciare la costruzione del sistema MOSE, che insomma è una delle opere idrauliche più grandi al mondo. A che punto è? Insomma, è in via di finalizzazione. Di finalizzazione, sì. Intervento piuttosto tosto e quindi lungo. Sembrano quei lavori infiniti che d'altronde comportano un lavoro importante. Sicuramente. Parlando di storia, cerchiamo di capire anche quali sono i servizi che la Slimar mette a disposizione, quindi spianamenti sui terreni, scavi di trincea. Scavi di trincea di qualsiasi sezione, spianamenti su terreni di qualsiasi consistenza. E inoltre comunque Slimar è diventata importante in territorio italiano soprattutto per la costruzione di dighe e scogliere, e questo grazie all'attrezzatura, alla tecnologia utilizzata all'interno di motopontoni, delle motonavi di cui insomma disponiamo, che ci permettono di sollevare una quantità di pietrame pari a 140 tonnellate, oppure nella costruzione di scavi di porti. Noi siamo in grado di scavare ad una profondità di 30 metri sotto il livello del mare, con una precisione tale che ci permette di ridurre le tempistiche e anche l'overdredging. Certo, quindi tecniche che comunque comportano un'alta componente appunto tecnologica, evidentemente, dei macchinari. Quali sono state le strategie di marketing che avete messo in atto partendo dai rapporti con l'estero, per esempio? Diciamo che avendo intrapreso il rapporto con l'estero, Slimar non è stata colpita più di tanto dalla crisi. Infatti già nel 2010, con notevole rischio, perché comunque stiamo parlando di un'impresa a conduzione familiare, Slimar si è proiettata all'estero, in Albania, per poi seguire con tutta la zona del Maghreb, quindi Tunisia e Marocco. E comunque sono stati interventi e saranno interventi che hanno portato e porteranno un notevole profitto all'impresa. Certo, comunque questo è uno sviluppo inevitabilmente importante per qualsiasi azienda in Italia. Ci ha permesso insomma di consolidarci a livello internazionale. Certo. E avere un ulteriore sbocco. Certo. Il continuo aggiornamento dei vostri sistemi digitali è uno dei vostri punti di forza, che vi differenzia poi anche da chi fa questo lavoro. Ovviamente non siete gli unici, quindi vi dovete trovare delle nicchie. Sì, perché è un settore ad alta competitività, per cui il punto sul quale noi ci focalizziamo è la qualità. Per raggiungere un'importante qualità dobbiamo avere un'attrezzatura tale da poter assicurare al committente, al cliente, un lavoro, non dico perfetto, ma quasi, perché comunque stiamo parlando di quantitativi importanti di scavo. Infatti giusto un paio di mesi fa abbiamo acquistato uno strumento di rilevazione del fondale multibeam, che attualmente è il top di gamma nella rilevazione dei terreni e ci permette di capire la consistenza di quest'ultimo. Certo. Va bene, allora io devo ringraziare per questa mattina, per essere stato con noi, il dottor Carlo Trolese, responsabile amministrativo e finanziario di Slimar. Grazie a voi. Grazie davvero. Altro appuntamento, amici, domani mattina sempre alle 7 sul canale 160 del digitale terrestre nazionale, e poi tra le 8 e mezza e le 9 in diretta streaming su Facebook con la mia consueta rassegna stampa delle principali notizie della giornata. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, ci rivediamo domani in Pole Position.